Molto bene, siamo alla battaglia boss contro il capitano. Cosa dovete fare? Allora, incendiate il vostro bastone e il vostro bastone e fuoco ai cannoni. Dovete continuate a dare fuoco ai cannoni nella speranza di colpirlo. Ecco, vai, un colpo è andato. E un altro colpo è andato. Ok, ora diventerà veramente difficilissimo e ostico, perché i cazzoni vestiti di giallo, questi non dipendono dall'ufficiale, il loro ufficiale è proprio il capitano e quindi non c'è modo di batterli. Ogni tanto picchiate col bastone, ragazzi, tanto nello scrigno ne troverete un altro. Dai, siamo a 200 di vita. Non riesco a colpire, maledizione. Non riesco a colpirlo? Non riesco a colpirlo, aiuto! Ah, si è anche finito. Dai, vai, Daniel! Dai, avevo iniziato bene! Niente, non lo prendo. Non lo prendo. Continua a non prenderlo. Dai, però... Oh, vai, 150. Vai, dai. Vai, 100 di vita. Cazzo, sto già consumando tutte le mie bottiglie della vita. Dai, 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 dai. Mi restano ancora due colpi e muore. Ah, sì, però. Vai, un colpo solo. Ed è morto! Ora, calma, c'è da fare un'ultima cosa prima. C'è da fare un'ultima cosetta prima. Allora, ora bisogna andare qui e aspettare che una di... E vabbè, però, non salti, se non salti io veramente non lo so. Allora, scatta audace però adesso, Daniel, eh. Vai. Ricarichiamoci il più possibile. 85%, no, dovevo buttarmi di sotto perché mi sa che c'erano degli ufficiali blu da eliminare. Ecco, il poco che siamo riusciti a recuperare. No, ma cosa? Momenti da mini attacco di cuore, ragazzi. Via in questa gabbia. Perché ho ancora il bastone, la spada magica, Cristo. Allora, lì c'è il calice ma non lo possiamo prendere perché è trasparente. Qui c'è una fiala dell'energia, però. Non me la raccogliere. Questo è l'ultimo ufficiale però. Vai, posso prenderlo! Ora. Va, aspettate che torni sulla gabbia. Salto, risalto. Vai! Salone degli eroi ci attende! Ragazzi, è incredibile, anche questo livello l'abbiamo superato. Forse io l'ho fatto sembrare facile. No, aspetta, io non faccio mai sembrare le cose facili. Cristo santo, ora dove mi rimette? Ah, qui. Va bene. Non agitiamoci, dai. Vai, bravo, dentro alla... No, riportami su, gabbietta. Vai, che si può fare prima ed è anche più sicuro che avanzare su quelle cose che rotano. Vai. La musichetta di questo livello è spettacolare, ma livello, beh, è da incazzarsi a morte. Allora, abbiamo il calice, guardiamo l'inventario per sicurezza, no? Perché ragazzi, sapete bene, calice di anime, allora andiamo. Avvicinatevi al timone e farete finire il livello. Questo era il più grande incubo dei giocatori di Medieval, il mio compreso, ma ora che l'ho superato, ragazzi, sento di poter finire questo gioco. Meno male. Allora, andiamo, vai. Cosa sarà la ricompensa per questo calice? Spero qualcosa di utile rispetto a quello che abbiamo preso l'altra volta. Vediamo, con quale eroe possiamo parlare? L'Amazzone no. Ah, Stungard. Certi, sì. Ah! Quanti gol saranno? Da 360 a 560. Mo va bene, dai. Siamo un po' riforniti. E
e saltare lì dal bancone. Uscire. Potevo farlo in un video la nave fantasma, già con la velocità che ho fatto, ma meglio spezzare, ragazzi. Perché nel caso poi riuscissi sia a fare il livello, ma nel caso morissi poi mi toccare evitare di registrare il livello. Così nel caso morivo qui, almeno avevo già un video pronto dove registravo tutto il livello e devo solo rifare dalla battaglia. Siccome io non ho programmi per far video lunghissimi, o non posso neanche usare save state siccome sto giocando dalla PlayStation 1, la console originale del gioco, mi tocca arrangiarmi così. Va bene ragazzi, si è rivelata adesso finalmente tutta la mappa del gioco, si è stata rivelata. Ora non c'è più niente dal bioscuro da rivelare. Bene, ci vediamo la prossima con il vestibolo. Primo e unico livello mi è dato nel castello di Zarok, nonché un livello semplicissimo usato più come pretesto per curarsi prima degli ultimi due livelli veri e propri. Ciao e alla prossima.